dopo che la folla ebbe mangiato, questo miracolo è avvenuto poche ore dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Siamo nel mare di Galilea, era mare perché era salato, anche se è un grosso lago, e i discepoli potevano fare la traversata da una sponda all'altra, ci volevano alcune ore, ma ci se la faceva. A salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, Gesù salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già molte miglia dalla terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma. E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. E egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso di Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena salì sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il figlio di Dio. Questo miracolo fatto dal Signore Gesù, quale scopo aveva nella testa di Gesù Cristo? Perché la scelta di fare questo miracolo? Doveva fare del bene a un malato guarendolo? Sì o no? No. Doveva fare del bene a un posseduto liberandolo? Quanto è brutto avere il demonio addosso, lo sanno soltanto quelli che l'hanno sperimentato nella propria carne o dentro la propria testa. Doveva liberare un posseduto dal demonio? No. Poco prima aveva sfamato la gente perché aveva proprio fame. Qui ha sfamato gli apostoli? No. Qual era l'obiettivo da raggiungere con questo miracolo? Perché Gesù Cristo ha fatto questo miracolo? Cosa? Per far crescere la fede. La fede degli apostoli era una fede grande, era una fede piccola? Com'era la fede? Come la nostra. Per alcune cose credevano, per altre no. Per alcune cose credevano di credere, poi nei fatti si accorgevano che era diverso da quello che loro credevano di fare, di credere, di essere. Quante scoperte dovevano fare? E poi Gesù sapeva una cosa, che noi siamo fatti così. Se Gesù Cristo con un'esperienza di fede ci porta a livello 100, da lì a poco noi andiamo 99, 95, 90, 70, ce ne caliamo. Normalmente è così, senza grandi peccati, così. Col tempo che passa ce ne caliamo. E lui sa sempre, il Signore, che per tenerci a quota 100, anzi per farci fare 105, 110, 120, 150, cioè per farci crescere la fede, deve sempre dare delle esperienze che ci scuotano, esperienze forti,
che ci fanno andare avanti nella fede. Un atleta, se vuole migliorare, non so, un velocista che fa 100 metri, ci sono stati i campionati del mondo di atletica leggera, può migliorare la sua prestazione sportiva standone steso sul sofà a bere la birra, a guardare la televisione sul film che preferisce? No, non può godere con il corpo, deve allenarsi sudando. L'allenamento per il corpo è una sofferenza. Quando metti i muscoli sotto stress, crescono, si fortificano, si potenziano, diventano più scattanti e a seconda del tipo di allenamento che fa l'atleta. Allora il rendimento nella disciplina sportiva che fa l'atleta sarà migliore. Ma se non c'è quella sofferenza che si chiama allenamento, non c'è crescita nel rendimento sportivo. L'esperienza degli apostoli fu una cosa godereccia, di piacere, oppure fu un'esperienza dura, umanamente sofferta? Accidenti, si misero a gridare dalla paura, è un fantasma. E tutte le cose che sono girate intorno a questa cosa che adesso vedremo. Non è stata facile, non è stata bella, è stata dura. Però poi sono cresciuti nella fede. Gesù oggi ha per noi qui presenti lo stesso obiettivo, farci crescere nella fede, e ci darà certe particolari esperienze. Vediamo subito, vi anticipo questa cosa. Gesù c'ha una capacità imprenditoriale che è una cosa eccezionale. Lui sa manovrare le cose, ma con un'abilità infinita. Quel famoso detto, non si muove foglia che Dio non voglia. Oppure, come dice il Vangelo, 5 passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà senza che il Padre vostro lo voglia. Indicano come Dio è così grande da gestire tutto quello che avviene nell'universo e nella vita di ogni persona. Intendo anche la nostra, fino nei minimi dettagli, non solo nelle cose grandi. Tutto, perché Dio gestire tutto. Dio nel mondo, Gesù Cristo, imparando dal Padre, ha fatto così. Lui era sempre sopra le situazioni, le gestiva, architettava, faceva, smuoveva tutto. E quando faceva le cose, Gesù Cristo non falliva mai. Non è che facesse, fa una cosa, un progetto, mannaggia, questa volta è andata male. Oppure va a pregare negli Getsemani, mannaggia, mi hanno trovato, mo mi arrestano, sono fregato. Non esiste questa cosa. Gesù, le cose non gli vanno mai per storto, mai per traverso. Lui sta sempre in piedi, gestisce sempre tutto, smuove sempre tutte le pedine. Sempre. Qui si vede bene il miracolo che abbiamo appena ascoltato. L'ho detto milioni di volte, lo ripeto, magari qualcuno che è nuovo. Anche quando lui fu arrestato e cominciò per lui la passione, non è che lo arrestarono, lui si lasciò arrestare. Se non avesse voluto farsi arrestare, nessuno gli poteva mettere le mani addosso. E prima che lo facesse, che lo arrestassero, lui volontariamente lo ha dimostrato. E come l'ha dimostrato? Dicendo, chi cercate? Gesù Nazareno. Sono io, che in ebraico si dice Yahweh. Quando lui ha detto il nome di Dio applicato a se stesso, è successo, è lo scatenamento delle forze spirituali. Noi non sappiamo mai come funzionano le cose dello spirito. Quando si vanno a toccare certi tasti, succedono delle cose che noi con la nostra testolina e con la nostra ignoranza spirituale non conosciamo
facciamo un disastro, oppure scateniamo la potenza di Dio, come stesso nel caso di Gesù Cristo, quando ha detto Yahweh, patapum, tutti in ginocchio per terra. Nessuno era in grado di resistere alla presenza di Dio del mondo chiamata Cristo Gesù. Tutti per terra. Se nessuno era in grado di toccarlo semplicemente quando Gesù Cristo pronunciava il nome Yahweh, io sono, figuriamoci se qualcuno era in grado di mettergli mano addosso, di mettergli le manette, le catene, le corde o cose di questo genere. Nessuno poteva fargli niente. Quello che gli hanno fatto è perché lui ha consentito che glielo facessero. Quindi quando veniva arrestato era lui che gestiva la situazione. Quando lo processavano Ponzio Pilato, il Sinedrio col sommo sacerdote, figuratevi se Cristo era sottomesso alle leggi civili o alle leggi religiose del popolo di Israele dell'Antico Testamento. Era lui che giudicava Pilato, che lo stava giudicando, il sommo sacerdote e il Sinedrio che lo stava giudicando. Per cui quando le domande stupide, false, ipocrite, per trovargli un tranello, manco rispondeva e non si difendeva, perché noi non gli importava del riconoscimento del tribunale civile o del tribunale ecclesiastico, lui guardava soltanto il riconoscimento del padre. Gestiva lui la situazione. Sulla croce altrettanto, lui moriva, ma era lui che stava offrendo se stesso per amore. Non stava subendo, stava dominando. Gli metto una croce, gli metto una corona di spine per prendere in giro, tu sei un matto che ti chiami re dei giudei, e invece lo incoronano realmente. Lui diventa re dei giudei e re dell'umanità con la corona di spine, soffrendo per amore per tutti. Realmente acquista questo potere. Sempre Gesù Cristo domina ogni situazione, per se stesso 2000 anni fa, oggi per noi. Ma questo non ci crediamo. Per questo ha fatto questo miracolo il Signore. Allora Gesù Cristo architetta le cose in modo da ottenere questo risultato dell'accrescimento della fede degli apostoli. Guardate, questo ripeto, vale per noi che siamo gli apostoli oggi. Gesù vuole il nostro accrescimento della fede. L'accrescimento della fede significa che la parte dentro di noi che si chiama incredulità deve morire al 100%. E la parte dentro di noi che siamo fede deve acquisire la sua pienezza al 100%. Non ci può essere dentro di noi il 50% di fede, il 50% di incredulità. Non ci può essere il 99% di incredulità e l'1% di fede. O c'è la fede o c'è l'incredulità. Le due cose sono due cose che si combattono tremendamente a vicenda. L'incredulità non è una cosa del cervello, è una forza spirituale tremenda, è un demone tra i più potenti che esistano, che abita dentro di noi, e cacciarlo via è una battaglia mortale. La fede è un dono di Dio, il quale però comprende anche la nostra libera scelta volontaria, ma viene da Lui, è un qualcosa di magnifico. Allora, noi viviamo nel campo della fede o nel campo della incredulità? Vediamo. Allora, Gesù Cristo sta lavorando sulla fede degli apostoli. Guardate però che gli apostoli, poco prima, non solo avevano visto, ma erano stati i protagonisti del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi non è che dal punto di vista di miracoli ne erano digiuni, avevano visto delle azioni magnifiche da parte del Signore, ma non bastava. Gesù vuole molto di più dei suoi discepoli. Gesù vuole molto di più da noi, da Don Marco e tutti quanti. Allora, come architetta le cose di Gesù Cristo? Lui adesso dice, congedo la folla, mando i discepoli dall'altra parte. Quando proveranno a attraversare il lago della Galilea, vedrai che tempesta che ti mando. Io prego il Padre mio dal cielo,
Quando sono pronto, quando è il momento giusto, faccio il miracolo di raggiungerli camminando sul mare in tempesta. E poi vede così, architetta tutta questa storia in una maniera magnifica. Poi partite avanti, ma no, dovete partire, costringete gli apostoli ad andare dall'altra parte. E tu come ci raggiungi? Non so io come, voi vi preoccupate, partite e andate. Gli apostoli partono, Gesù se ne va a pregare su un monte. Questa è una cosa che a me ammazza, per esempio. Per andare a pregare sopra il cocuzzolo di una collina, ha dovuto fare minimo un'oretta di cammino, in salita. Dopo una giornata massacrante, fatti un po' un'oretta di cammino in salita, Gesù pregò quasi tutta la notte, poi andò dagli apostoli, dice un altro miracolo. Fare i miracoli non sono le noccioline, così, delle fesserie. Dal punto di vista spirituale e nervoso sono estenuanti, ci perdi la vita per farli. Ti assicuro che è così. Eppure Gesù Cristo, dove pigliava tutte queste energie? Li si ricreavano. Va a pregare, su. Prega, anche per noi la preghiera significa che quando bisogna pregare ci abbiamo in mente, questa sera devo dire sette padre ave gloria, qualcuno prega di dire rosario intero, ma per, tanto che possiamo pregare una mezz'oretta, già siamo pregati una mezz'ora, oh oggi ho pregato tanto. Ricordo la signora venne qui, era malata col tumore al seno, ha fatto endochirurgico, questa è venuta a pregare per guarire, poi passai con la benedizione di famiglia a casa di questa qua e disse: signora, come dice, sto bene, grazie a Dio. Dice: ma sapessi, Don Marco, quanto ho pregato? Pensa, un giorno sono uscita, sono venuta qui in chiesa, ho pregato un'ora davanti al Santissimo. A lei sembrava tanto, non pregava mai. Per lei un'ora di preghiera significava una cosa, una montagna, una cosa. Per Gesù Cristo non esiste quella un'oretta di preghiera, una cosa così quotidiana, normale. Viviamo molto distanti nella vita spirituale dalla vita di chi prega e crede veramente. Allora, fatto questa preghiera su, poi ecco, dall'alto vede i discepoli in mare che remano con le onde contro, il vento contrario. Tu sei marinaio, lo puoi capire meglio degli altri. Quando uno rema con le onde contrarie e col vento contro, invece di andare nel senso che tu vuoi andare, e per non andare nell'altro senso devi remare, ci vuole il triplo di forza e di fatica per fare pochi metri rispetto, perché la corrente ti porta, il vento ti porta. Gli apostoli stavano ammazzando di fatica per riuscire a raggiungere l'altra sponda e non ci arrivavano mai, e ci stavano le onde grosse, ci stava il vento. Tu lo sai quando soffi il vento ti fa terrore, quando cominci a fare quei fischi pare un film dell'orrore per quanto sono terrificanti, vero? E quando tu vedi un cavallone, cioè l'onda che ti supera, tu sei, uno è alto 1,70 m, quella è alta 2,50 m, 3 metri, si muove questa massa con un'energia che non puoi controllare, la fifa ti sale su, perché stai in mezzo a una situazione dove ci sono delle energie che tu non puoi controllare più grosse di te, che c'è un attimo a perdere la vita in quei momenti. Così, in questa situazione sono gli apostoli. Gesù Cristo vede dall'alto questa storia, io penso che l'ha fatto così. Il momento giusto. Scende di corsa e comincia a camminare sopra il mare verso gli apostoli. A un certo punto
arriva Gesù Cristo. Il terrore, non so, come non sia morto qualcuno di infarto, a vedere una figura umana che cammina sopra l'acqua, che è una cosa impossibile, venire verso di loro in mezzo alla tempesta. Se il Vangelo scritto da Matteo, che era presente, dice che si misero a gridare dalla paura, c'è da stupirsi? È proprio così. Gridare dalla paura. 12 uomini, persone avvezze a fare le battaglie in mezzo al mare, in situazioni difficili e così via. E il Cristo dovette dire: coraggio, sono io, non temete. Allora Pietro, qui c'è da notare che Pietro ancora una volta si mette in evidenza, è il primo dei 12 a, ecco, io, se sei tu Signore comanda che io venga da te camminando sulle acque, se tutti gli altri tradissero io non ti tradirò mai. Pietro c'ha un io un pochino pronunciato, proveniente dal suo orgoglio, per cui è sempre primo tra gli altri, si autoproclama così. Questa cosa qui puzza ancora di orgoglio nel senso negativo. E il Signore non è che lo fa diventare capo degli apostoli perché lui ama primeggiare, sarebbe stata la qualifica, cioè la caratteristica perfettamente contraria ad essere scelto per essere capo degli apostoli, perché uno non sceglie mai chi ama primeggiare per dargli un compito di responsabilità, se no permette al suo peccato di gonfiarsi, e invece in campo cristiano deve stare a comando chi è umile, chi sfugge il primo posto, l'applauso, il mettere in evidenza se stesso. Allora Gesù dice a Pietro: va bene, vieni. Ecco, questa parola vieni significa l'ingresso nel mondo soprannaturale. Perché? Pietro sa benissimo che è impossibile camminare sul mare in tempesta, sul mare in genere. Però Gesù Cristo le ha detto vieni, poco prima, poche ore prima, Pietro, o meglio, Gesù ha detto a Pietro: dai da mangiare con queste pagnotte a 5.000 persone. Ma sono 5 pagnotte, come possono mangiarci 5.000 persone su 5 pagnotte? Che diamo una briciola a testa? Tu fai così. Poco prima dovetti obbedire facendo una cosa che umanamente non aveva senso. Nel mentre lui obbediva a Gesù Cristo facendo una cosa che il suo cervello era completamente azzerato, avviene il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Capitemi bene, i miracoli li fanno coloro che sono più bravi, i geni, le menti, quelli che sanno risolversi meglio le situazioni, quelli che sanno trovare sempre la soluzione in calcio d'angolo. No, le persone con più talenti umani sono azzerate di fronte alla grandezza e alla potenza di Dio. Dio può usare non chi umanamente è più bravo, Dio può usare chi umanamente più si azzera, per essere disponibile a Lui. Capite questa cosa? Che diceva il popolo di Israele nel Testamento? Dio non ti ha scelti perché siamo il popolo migliore, più bravo. No, perché siamo l'ultimo popolo della terra. A me mi ha scelto perché sono il peggio dei preti. In questa parrocchia avvengono i miracoli perché è l'ultimo della diocesi. L'ultimo, lo scarto, lo zero assoluto, è ciò che è scelto dal Signore per fare le sue opere grandi. Per poter essere usati da Dio, dobbiamo essere umanamente
zero, morti a noi stessi. Che significa? Che se Gesù Cristo mi dice dai da mangiare a 5 persone con 5 pagnotte e io comincio a ragionare dicendo ma Signore non è possibile, dividendo per 5.000 qui ci va un millimetro quadrato a testa, cubo a testa, è una cosa impossibile, qui fra poco se facciamo così quelli si arrabbiano, ci tirano, se ne vanno tutti via. Tutti questi ragionamenti totalmente inutili con il Signore. Gesù non ha bisogno di persone che sanno ragionare, ha bisogno di persone che sanno obbedire, che sanno ascoltare la sua parola, che sanno viverla, che sanno amare, che sanno donarsi. Non ha bisogno delle nostre qualità umane. Per cui allora Pietro aveva dovuto andare con il suo petto di pagnotta da mangiare a 5.000 persone, così tutti gli altri apostoli. Qui Pietro doveva mettere i piedi in mezzo al mare per camminare come faceva Gesù Cristo senza affondare. Una cosa umanamente impossibile. Noi diremmo oggi contro le leggi della natura. Infatti camminare sopra il mare in tempesta è una cosa che si può fare solo nel soprannaturale, in un'altra dimensione. Capite questa cosa? Per essere discepoli di Gesù Cristo o si impara a camminare nel mondo soprannaturale oppure non si diventa discepoli di Gesù. Punto e basta. Finché rimaniamo con Gesù Cristo a ragionare, pensare, dire ma questo è fatto bene, questo è fatto male, dovevi fare così, invece fare... Tagliati fuori, non sperimenteremo mai un miracolo del Signore nella nostra vita. Quante persone sono di qui con la carrozzina? Abbiamo pregato perché si alzassero e camminassero. Chi ha pensato, ma è impossibile, io ho questa malattia per cui mi do l'ospedale, certo, allora è impossibile, resti seduta. Pregando per un miracolo si prega per una cosa che umanamente non può avvenire, ma che Dio, che è soprannaturale, la fa avvenire lo stesso. Quando uno entra nella dimensione soprannaturale, il miracolo avviene. Esempio della Madonna. Tu sarai madre, ma umanamente non è possibile. Io non sono andato mai a letto con un uomo. Se avesse avuto le condizioni scientifiche del nostro tempo, avrebbe detto nessuno spermatozoo ha mai raggiunto una cellula del mio corpo. Senza spermatozoo, come si formerà la prima cellula, lo zigote completo di 46 cromosomi, quando la metà, 23, glielo porta lo spermatozoo? Non ci sta lo spermatozoo? Impossibile. Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché a Dio nulla è impossibile. Allora la fede comincia quando finisce e quando finiscono le categorie umane. La fede comincia nel soprannaturale. Se Pietro avesse detto, beh, adesso io metto il piede fuori dalla barca nell'acqua, ma l'acqua mica è una cosa solida, è liquida, affonda. Come faccio ad andare là a raggiungere Gesù Cristo? Impossibile. Se avesse fatto questo ragionamento, non avrebbe mai camminato sopra l'acqua. Se avesse fatto questo ragionamento, Pietro sarebbe mai diventato un discepolo di Gesù? No, perché non avrebbe mai imparato a camminare in maniera soprannaturale. Sarebbe restato a camminare nella maniera naturale. Finché diremo, ma questa cosa è impossibile che avvenga, la cosa non avverrà.
Quando cominceremo a dire è impossibile, ma a Dio tutto è possibile, allora cominciamo a camminare nella fede. Noi bisogna che cominciamo a camminare nella fede e non smettiamo più per tutta l'eternità, perché questa è la dimensione di vita dei cristiani, camminare nella fede. Capite la cosa? Qual è il lavoro che Gesù Cristo sta facendo su di noi? La sua fatica è per portare a noi, per portarci a diventare persone che camminano sul mare in tempesta sempre, stabilmente, senza affondarci mai. Vedete che questa cosa qui non disarriva facilmente. Se noi ci avessimo avuto una vita senza problemi, questo è andato bene, questo si è realizzato. Quando mai qualcuno di noi avrebbe alzato gli occhi al cielo verso di Dio? Le cose si risolvevano già bene a livello umano, naturale. Che cosa è successo in Italia? Quando c'era la fame, quando c'era la guerra, tutti a pregare Dio. Quando è venuto in Italia il benessere, Dio se ne sono fregati tutti quanti, l'hanno dimenticato. Raccontava un sacerdote polacco che quando c'era il comunismo in Polonia, in chiesa, le persone un pochino più anziane si ricorderanno quando è crollato il regime, l'ultimo colonnello comunista, Jaruzelski era, quello che fece ammazzare Popirusco, sacerdote cattolico. Beh, dice, a quei tempi, ai tempi del colonnello Jaruzelski, andava a messa il 70% della gente. Qui a Martinsicuro significherebbe che, altro che fare un'altra parrocchia in più, Madre Teresa di Calcutta, ci vorrebbero altre 5 parrocchie per poter ospitare tutte le persone se il 70% dei martinsicuresi venissero a messa tutte le domeniche. Così era in Polonia. Quando il regime comunista è caduto, prima ha fatto presidente Lech Wałęsa, elettricista, il secondo presidente della Polonia era ateo e faceva spiritismo. Già finita la Polonia cristiana. La media si è abbassata dal 70 al 30% scarso. Finiti i problemi? Finito il bisogno di Dio, facciamo da soli. Allora se il Signore vede che se finiscono i problemi finisce la fede, ci può lasciare senza problemi? Se ci stanno i problemi, poi Dio è cattivo? Siamo noi che lo costringiamo a comportarsi in questo modo, perché altrimenti ci dimentichiamo di Lui. Senza questi miracoli, come si formava la fede nei discepoli? Gesù era costretto a mettere in situazioni difficili, dove c'era la morte a un passo, la morte. Loro quella notte potevano tutti morire, tutti quanti affogati. Il giorno dopo avevano trovato una barca rovesciata, 12 cadaveri sparsi sulla riva del mare, come quelli di extracomunitari. Finiti gli apostoli. La tempesta, si è capitato loro di mezzo, sono morti. Quanti martiri sono morti in mare perché sono trovati all'improvviso in mezzo a una tempesta? Qui, questo marinaio qui, Salvatore Calise, amico di Mario, conoscevi, bravissima, bravissima persona, bravo di fede. Sapeste quante volte è venuto qua in chiesa, è venuto a prendere per fargli benedire la barca? Uomo di fede. Questo un giorno si trovava mentre a mare a pescare, tempesta improvvisa, era non tanto lontano dalla costa, ma tempesta bruttissima, improvvisa, a corto raggio, gli va a fondo la barca. C'erano altri due marinai,
Uno, Luigi, riesce a prendere come si chiama il salvagente, un piccolo gommone, piccoletto, dove c'era una sola persona. E insomma, pareva che si era salvata. Per lui e per l'altro marinaio c'erano, come si chiama, il giubbotto, quello che iniziava a affondare, e il salvagente, quello che ci si aggrappa quando si sta dentro l'acqua. Erano aggrappati tutti e due a questo piccolo, che è un pezzo di plastica con le maniglie per aggrapparsi, e salvagente è rimasto uno solo, l'ha fatto mettere a questo marinaio più giovane, era diventato padre dei due gemelli, doveva fare il battesimo a questi gemelli con la parrocchia del Sacro Cuore. A un certo punto, chissà, forse lui era stato sbattuto da qualche cosa, cioè era ferito. Ha detto a quest'altro marinaio: salvati tu. L'ha salutato e questo più giovane si è salvato, e Salvatore è morto affogato. Morto. L'altro Luigi è stato trovato verso Giulianova, lontanissimo, sbattuto dalla corrente, dal vento, però è morto di freddo dentro il canotto dove trovava, di freddo, morto, si era salvato e morto per il freddo, assiderato. Due morti così, all'improvviso, lui era uno di quelli prudenti, che non partiva quando c'era minaccia, che sulla radio chiama: che state a fare agli altri marinai che pescavano e non tornavano quando si stava avvicinando la tempesta? Qualche chilo di pesce in più rischiate la vita, vergognatevi, venite a terra. E lui è morto così. Il rischio di morte era reale per gli apostoli. Gesù Cristo, quando gli ha fatto quel miracolo, non gli ha fatto un miracolo per scherzo, per gioco. Ha messo a rischio la pelle degli apostoli, gli ha fatto vedere la morte a un passo, e lui era l'unica salvezza. Queste sono le prove nelle quali ci mette il Signore, faccia a faccia con la morte. Quante persone potrebbero testimoniare a questo punto, se è vero o no quello che sto dicendo? Allora, guardate questa cosa qua. Pietro, quando guarda Gesù Cristo e mette i piedi nell'acqua, sperimenta nella sua vita per la prima volta di poter camminare sul mare. Una cosa impossibile si sta realizzando per la prima volta. Lui si sente sorretto da una potenza nuova che non conosce, che non può gestire lui, non è un superpotere che ha lui, è un qualcosa che gli viene da Gesù Cristo, da quel comando: vieni, e cammina. Immaginatevi lo stupore, la meraviglia di Pietro di poter finalmente camminare sul mare in tempesta. Si trovava in una situazione nuova che non sapeva come gestire, così. Qual era il suo livello interiore? Ecco che lui sperimenta delle cose che poi varranno per il resto della sua vita per sempre e valgono per noi per sempre. Pietro, finché guarda Gesù Cristo, sta sopra l'acqua e non può affondare, lo sorregge la potenza di Dio. Quando comincia a guardare il vento, le onde, quando comincia a impaurirsi per il fischio del vento, a guardare la potenza dell'onda più grande di lui, che lo poteva sommergere sotto l'acqua e non farlo ricomparire più. Invece di guardare Gesù Cristo, viene sopraffatto dalla paura, la paura di morire, la paura di soffrire. È finito, comincia ad affondare.
Quanto sono vere queste cose? Quante volte le abbiamo sperimentate nella vita? Finché guardiamo Gesù Cristo, una potenza grande che non dipende da noi ci sorregge sopra il mare in tempesta. Allora, il mare in tempesta in questo caso, che cosa significa? La potenza del male. Gli antichi avevano quest'idea. Perché il mare sta buono e a un certo punto diventa tempestoso, rovescia le barche, muoiono i marinai, si perde il carico? Perché c'è un grande mostro nel fondo del mare, nell'abisso, che chiamavano il Tehom, che è mostro, quindi mostro, un demone, che a un certo punto comincia a muovere la sua grande coda e in superficie vengono le onde e ribaltano le barche e muore la gente. Il mare in tempesta è sempre stato nell'antichità preso come l'esempio più concreto del male al lavoro, in azione. Per noi oggi il mare in tempesta può essere una malattia brutta, un guaio in famiglia, un figlio tossicodipendente, una crisi economica con debiti non pagabili, la crisi nucleare tra la Corea e gli Stati Uniti, che se scoppia una guerra nucleare si tratta di milioni di morti e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Quanti mari in tempesta esistono oggi? E qui dentro ognuno c'è il suo mare in tempesta, il suo personale problema. Nel nostro problema noi ci camminiamo sopra senza affondare se guardiamo Gesù Cristo. Appena distogliamo lo sguardo di Gesù Cristo e guardiamo quanto è potente quell'onda, quanto è pauroso quel fischio del vento, cioè appena guardiamo quanto è potente il diavolo, quanto può far del male quella persona cattiva e il suo gruppo di persone, affondiamo. Il male, il diavolo, chi gli obbedisce, è più forte di noi, ma non è più forte di Cristo. Se noi valiamo 10, il male con le persone cattive vale 1000, ci sovrasta, ci distrugge. Non abbiamo speranza di poter competere e sconfiggere il diavolo. Cristo, se il diavolo vale 1000, vale 1 miliardo e sovrasta il male. Se noi ci spaventiamo del male perché è 1000 e quindi è 100 volte più potente di noi e può fare di noi quello che vuole, perché vi togliamo lo sguardo da Cristo che vale 1 miliardo? Ecco dove sta il nostro peccato. Il peccato è distogliere lo sguardo da Gesù Cristo spaventandoci del male. Se non ci fosse Gesù Cristo, siamo perduti. È una rovina per tutti quanti. La vita sarebbe l'anticamera dell'inferno. Ma siccome ci sta Cristo, noi possiamo camminare sul mare in tempesta, camminare in piedi in mezzo al nostro problema, senza che questo ci affoghi o ci distrugga. Questa è la cosa grande. E vedete, questa cosa qui, da parte del Signore, avviene prima che Lui ci risolva il problema. Prima Gesù vuole che noi stiamo ritti in piedi, che ci camminiamo sopra senza affondarci nella fede. Poi lo risolverà a momento opportuno. Ma la prima vittoria non è che il problema non esista, è che noi non siamo più sconfitti dal male. Chi non ha fede, allora Pietro senza fede significava: oddio, adesso muoio affogato. In lui l'angoscia e la paura della morte
avrebbe dominato la resistenza fino a che quel fattaccio avveniva. Ma se Pietro prendeva fede in Gesù Cristo, camminava tranquillamente sopra il mare. Oh, quell'onda così grossa, e che mi puoi fare tu? Stupida. E camminava tranquillamente. Non perché era più bravo lui, perché Cristo gli permetteva di fare così. E quindi la paura di morire in Pietro scompariva. E regnava la pace, la gioia, la pienezza di vita. Quindi la differenza oggi tra un cristiano e uno che non lo è che quello che non è cristiano, che c'è il problema uguale a quello che è cristiano, di solito di ordine minore, in quel suo problema ci affoga. Il cristiano ci cammina sopra. Stesso problema, uno ci affoga, uno ci cammina sopra. Questo è importante. Questa è la verità che dobbiamo vivere. Allora, sì, potremmo fare questa sera una verifica. In base a questa domanda, il problema ce l'abbiamo tutti quanti. Chi stai camminando sopra o li stai affogando dentro il problema? Vivi nella paura che, in base al problema che c'hai, o sei sereno e vai avanti tranquillo perché Cristo ti sta sorreggendo e ti conduce dritto, dritto sulla sua via, sopra quel problema? Questa è la realtà. Finché non diventiamo persone che camminano sopra il problema senza affogarci e persone serene, in pace, perché Cristo ci sta aprendo la via, ci sorregge con la sua potenza soprannaturale, e ci aggiungo sopra le potenze del male, due volte sopra, sopra la natura e sopra la potenza del male, finché non siamo in questa condizione, non siamo veramente credenti. Quando ci arriviamo a questo, la vita è tutta una pacchia, tutta una lode, tutta una serenità. Ci siamo? Allora, vedete, la fede significa la capacità di camminare sopra il nostro mare in tempesta senza affondarci mai, per via di Cristo che ti sorregge. Quanto è vera questa realtà. Che cosa è successo dopo? Allora, Pietro, quando ha dubitato, non ha più guardato Gesù Cristo, prima dentro se stesso ha avuto la sua fede paralizzata dalla paura, poi ha cominciato ad affondare. Avete mai sperimentato questo nella vostra vita? Io un milione di volte, perché non sono un eroe nella fede. Il male che ti prende ti paralizza spiritualmente, ti fa affondare e tu non ci puoi fare niente, ti porta sempre più in basso. E se non ci fosse un intervento di salvezza del Signore, ci porta sott'acqua, ci fa affogare, ci fa morire lì. Per cui Pietro comincia questo processo, l'acqua che da sotto i piedi comincia a salire sulla caviglia, sul ginocchio, sull'anca, sui fianchi. Secondo voi, quando è che ha detto: Signore Gesù, aiutami? Poteva, appena vedeva che stava andando sott'acqua, fermo, Signore, aiutami. No, il suo orgoglio non le ha permesso di fare questo. Quando proprio ha visto che lui in nessun modo si poteva salvare, quando ha visto la morte faccia a faccia, qui, quando l'acqua è arrivata qui, gli ha chiesto: Signore, salvi. Sono sì, qui non c'è scritto a che livello c'era l'acqua. Io ci gioco 1 milione di euro che quando gli è arrivata qua sotto, perché siamo fatti così. Noi chiediamo aiuto solo all'ultimo minuto, e molti neanche in quel momento lì.
Ci sono persone che muoiono e rifiutano di chiedere aiuto a Dio. Quelli che stanno inventando la morte dolce, il diritto di morire senza sofferenze. Quelli sono persone che, quando l'acqua gli arriva qui, non vogliono chiedere aiuto a Dio. Preferiscono morire piuttosto che chiedere, umiliarsi a chiedere aiuto a Dio. Che schifo questa cosa. Questa è la triste realtà. Pietro l'ha fatto e ha sperimentato il Signore che l'ha tirato fuori dall'acqua e gli ha detto, uomo di poca fede, perché hai dubitato? C'è qualcuno qui dentro esente da questa parola del Signore, che ha una fede che non ha mai dubitato, perfetta, integra e non si è mai affondato dentro l'acqua? Maria è stata così. Allora, perché si dice che se uno ha paura di una cosa se la tira? Si dice popolarmente questo. Oddio, se mi muore di tumore, io ho paura, quello muore di tumore. Se uno ha paura di una cosa se la tira. Per quale motivo? Perché la paura crea una crepa interiore nella quale il maligno si può infiltrare dentro e fare i suoi danni. Perché la Madonna ha schiacciato la testa del serpente? Perché il diavolo, in tutta la lunghezza del suo muro interiore, provandoci da ogni parte, da ogni dove, non è mai riuscito a trovare una crepetta nella quale infilarsi per poter mettere in crisi la fede della Madonna. L'ultimo tentativo, il più tremendo, è stato quello di farle vedere il suo figlio morire sotto i suoi occhi in una marea di sangue, con tutta quella cattiveria della gente che godeva del vederlo crepare nella sofferenza, e poi dirgli: eccolo il tuo figlio, guarda un po' quanto gli vuole bene il tuo Dio, come l'ha fatto crepare in quel modo, non l'ha difeso, non l'ha aiutato, e tu ci credi ancora a Dio? Se la Madonna avesse detto: perché, Signore, mi hai fatto morire mio figlio così? Quella era la crepa per il diavolo, per infiltrarsi e per mettere il suo interiore in uno stato di paralisi e farla sprofondare nella disperazione. La Madonna ha sofferto tantissimo, molto di più di quanto noi riusciamo a immaginare, per la morte di Gesù Cristo. Ma non ha detto al padre: perché mi fai morire mio figlio così? Niente crepa spirituale, immacolata concezione, cioè nel suo concepimento senza peccato originale, e immacolata nel resto della sua esistenza. In tutte le cose, l'immacolatezza. Per noi l'immacolatezza è un punto d'arrivo, se ci arriviamo ad arrivarci. Ma questa è la cosa. Ripeto, chi ha in se stesso il timore di una cosa crea la sua crepa spirituale nella quale permette al maligno di infiltrarsi nella sua anima e di provocare quel danno che la persona teme. Quindi è vero che chi ha una cosa se la tira addosso per questo motivo, perché permette al maligno di dargliela con la sua crepa spirituale. Se invece abbiamo fede nel Signore, arrivano le prove, ma arrivano come per gli apostoli. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quel giorno Pietro imparò che dubitare di Gesù Cristo non va tanto bene. Noi siamo arrivati al punto di non dubitare del Signore, di non dubitare mai del suo amore. La nostra fede è così integra. Quando Gesù Cristo è entrato nella barca degli apostoli,
diremmo noi oggi, quando gli apostoli hanno accolto Gesù nella loro barca, vi ricordate cosa è successo? Nessuno, qualcuno se lo ricorda? Che è successo? Nessuno, eh? Lo ricordo io. Appena saliti sulla barca, Gesù e Pietro, quindi quando gli apostoli accolsero Gesù nella loro barca, il vento cessò. Quando cesse il vento, cessano anche le onde, perché è il vento che crea le onde. Detto in termini marinareschi, si fece bonazza, bonaccia. Vento, leggera brezza, mare con le belle ondoline piccole piccole increspato, una pace meravigliosa. Il problema non c'era più, superato. Non più rischio di morte, non più faticata nel remare per raggiungere l'altra riva. Adesso la barca andava bene, senza ostacoli. Tutto questo perché avevano accolto Gesù nella loro barca. Allora, il problema prima si supera spiritualmente, poi Gesù Cristo te lo mette a posto anche materialmente. Questo è il cammino di fede.